Amici, buona giornata e benvenuti all'edicola del Trap numero 149 in questo mercoledì 8 novembre. Dunque, una giornata questa che si prospetta abbastanza densa con molte notizie. Vi ricordo in apertura che potete seguire l'edicola del Trap su YouTube, ovviamente edicola del Trap, su Facebook nel profilo Giancarlo Trapanese e sul canale 89 del digitale terrestre MTV alle 8:30 e alle 14:30, mentre sul MTV c'è anche la replica alle 19 e quindi potete insomma vederlo oltre che sui mezzi YouTube, quindi su internet, anche in televisione. Mentre su YouTube potete vedere la trasmissione in qualunque momento della giornata e da qualunque posto del mondo. Detto questo, cominciamo subito a vedere che cosa ci attende nella giornata per quello che riguarda il meteo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà l'autunno protagonista nelle regioni meridionali interessate dal passaggio della coda della perturbazione che ha raggiunto nelle ultime ore il centro Italia. Nel frattempo però nuovi sistemi nuvolosi dall'Atlantico si avvicinano al centro nord. Nuvolosità, ecco le nubi che passano sulle regioni meridionali, porteranno, come vedremo, anche delle piogge e intanto cominciano ad avvicinarsi anche queste nuvole dall'Europa occidentale verso le regioni di nord-ovest, ma per ora situazione ancora tranquilla. Precipitazioni, piogge, acquazzoni attesi al sud anche sotto forma magari di qualche temporale, quindi precipitazioni magari brevi ma localmente piuttosto intense. In definitiva, mercoledì all'insegna della variabilità al sud, abbiamo detto, come vi dicevo, anche con qualche temporale. Temperature in calo nelle regioni meridionali, al centro-nord invece sole, attenzione solo a qualche banco di nebbia o foschia anche densa al primo mattino in Valpadana. Per i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. E prima di passare alla consueta rassegna stampa, io volevo fare un omaggio particolare perché vi spiego, è praticamente oggi un anniversario che vorrei ricordare, e cioè l'8 di novembre del 1936 nasceva ad Ancona Virnalisi. Virnalisi che è stata una delle più belle e delle più brave attrici italiane, anche sotto il profilo umano. Ricorderete l'opportunità che ha avuto di andare definitivamente a Hollywood, cosa che rifiutò. Virnalisi morì a 78 anni il 18 dicembre del 2014, dopo aver vinto 4 Davide di Donatello, 6 Nastri d'Argento, il Globo d'Oro. Insomma, una grande attrice che ha lavorato con Jack Lemmon, con Frank Sinatra, con Anthony Quinn, di una bellezza veramente straordinaria. Probabilmente, le Marche non hanno adeguatamente, omaggiato questa grande attrice che è morta abbastanza prematuramente e che ha lasciato un segno profondo nella cinematografia mondiale. Ecco, un pensiero, mi sembrava opportuno, alla Virnalisi, marchigiana di primissimo livello nel mondo del celluloide a livello internazionale. E adesso passiamo invece alla consueta rassegna stampa, una rassegna stampa che si apre con, vedete, pensioni, Durigon quota 41 entro fine legislatura, via le nuove norme sui medici, è un po' la risposta alle critiche che si erano state anche ieri avanzate da più parti perché la riforma pensionistica attuale rischiava, anzi è sostanzialmente peggiorativa della leggendaria Fornero, e qui invece la promessa che entro fine legislatura cambieranno le cose, non saranno contenti che deve andare in pensione adesso, ma comunque è una rassicurazione. E qui andiamo invece su Israele, tensione con gli USA, raid contro le postazioni Hezbollah in Libano, la situazione si fa sempre più incandescente e c'è la difficoltà, il fastidio degli Stati Uniti che si erano subito schierati con Israele, avevano promesso anzi addirittura un intervento diretto qualora fosse stata aggredita, ma certamente lo sviluppo
che sta avendo il conflitto li mette in gravi difficoltà. E su questo poi ci sarebbe tanto da discutere, perché Israele, che aveva raccolto adesioni internazionali dopo il tremendo, orribile assalto di Hamas del 7 ottobre, adesso sul piatto della bilancia mette quasi gli 11.000 e più morti nella striscia di Gaza, tra l'altro con migliaia di bambini, e probabilmente non è questa la strada per trovare una soluzione definitiva alla situazione. E quindi vedete, l'ex premier israeliano Olmert si rischia una guerra regionale per colpa dei fanatici al governo. Anche a livello interno avanzano dubbi in Israele sul comportamento di questo ultimi giorni, soprattutto sotto il profilo umanitario. Altre cose che vogliamo vedere qui ancora: migranti, cosa darà l'Italia all'Albania? 16,5 milioni di anticipo, 100 di garanzia. Anche Berlino sta pensando ad accordi fuori dall'Unione Europea. Altre cose di grosso rilievo non le vedo sul Corriere della Sera. Allora passiamo alla Gazzetta dello Sport, che ovviamente mette in primo piano la leggendaria partita ieri sera fra Milan e Paris Saint-Germain, con la vittoria dei rossoneri che tornano in corsa per la qualificazione in un girone tremendo, e un Milan che ha saputo soffrire forse una delle più belle partite, anche sotto il profilo spettacolare, in cui sia stata coinvolta una squadra italiana negli ultimi anni, con due squadre che hanno fatto di tutto per vincere la partita. E Sacchi, che ama il bel gioco, sottolinea Milan una vittoria da vera squadra con un grande Leao. Anche il ritorno di Loftus-Cheek è stato probabilmente decisivo per dare una sveglia ai rossoneri. E ancora vediamo poi chiaramente le partite di questa sera al centro dell'attenzione, con il Napoli che sarà impegnato questa sera. E altre cose di rilievo sulla Gazzetta dello Sport non mi pare ci siano. Andiamo allora al sito della TGR Marche, sito che dà ampio spazio all'intervento del sottosegretario all'interno Prisco, l'umbro Prisco, che dice no a zone franche sulla legalità modello Caivano per l'hotel House, ricordando che il governo ha intenzione di intervenire su quelle zone che sembrano avere un po' sacche di illegalità. Eccolo qui, il sottosegretario all'interno ha partecipato alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di Macerata. Qui l'arte di Neda Baduan, testimonianza di pace, l'artista di Gaza, vive nelle Marche da 8 anni. Andiamo avanti, andiamo al Corriere Adriatico, che segnala un grave fatto: strage nell'allevamento fileni. I ladri di rame fanno saltare la corrente. Sono morti 240.000 polli. Davvero, davvero tanti. È un grosso colpo per l'azienda marchigiana. E andiamo ancora a vedere altre giornate. Giornata delle Marche, il 10 dicembre sarà ad Ancona. Tema scelto: infrastrutture e territorio. Per il Corriere Adriatico mi sembra altre grosse notizie non ce ne siano. Penisola, molo, tempi biblici, ma il porto ora deve correre. Nel 24 opere per 63 milioni. Andiamo avanti ancora. Eccolo qui, la notizia del pollaio distrutto, un'altra notizia del pollaio distrutto dal vento forte, una raccolta fondi sul web per ripartire a Macerata, giornata dura per i polli. Dunque andiamo avanti adesso nel nostra rassegna stampa. Siamo all'Ansa Marche, che come vedete mette in primo piano la dichiarazione di Prisco, modello Caivano per l'Hotel House di Porto Recanati. Una notizia a margine: Marche ok a medico di base per senza fissa dimora, un intervento umanitario. Notizie del resto del Carlino di Macerata: donna truffata sui social, finto innamorato a processo. E continuano ancora queste truffe sui social, truffe veramente pericolose, perché indubbiamente si creano
delle illusioni, soprattutto per le persone sole, sia donne che uomini. Andiamo avanti con Ancona Today, che ricorda la truffa con 30 persone truffate, 4 milioni di euro sottratti dalla promotrice finanziaria, ma è notizia di ieri. Così come notizia di ieri è quello travolto e ucciso sulla statale. Si trattava di Arnaldo De Flavis, di 89 anni, l'automobilista che lo ha investito, accusato di omicidio stradale, ma ovviamente si tratta di un provvedimento dovuto perché l'uomo, l'anziano, aveva lasciato la macchina con le quattro frecce accese sulla destra e attraversava la strada, e a quell'ora era abbastanza rischioso. Infine andiamo su Cronache Maceratese, dove vedete il vento che distrugge il pollaio, la giornata no dei polli nelle Marche. La scoperta dell'ex orfanotrofio alla scoperta, la struttura parla da sola, questa scuola grida vendetta, ancora polemiche a Tolentino e altre cose di rilievo. Nelle Marche l'economia rallenta, le famiglie non comprano più casa, anche perché in questo momento le case costano troppo, investono i risparmi in titoli di Stato. Ecco, per il momento direi che è tutto, di grosse altre notizie non ce ne sono, e allora andiamo a vedere che cosa succedeva negli anni e nei secoli passati. Allora, l'8 novembre del 63 avanti Cristo, Cicerone è il giorno in cui, secondo i calcoli degli studiosi, pronunciò l'In Catilinam Horatio, sventando la congiura di Catilina. Nel 1793, a Parigi, il governo rivoluzionario francese decise di aprire il Louvre al pubblico come museo. Quindi 8 novembre del 1793, il che fa del Louvre uno dei musei più antichi. Nel 1895, e questo è un argomento importante sul quale parleremo tra poco, durante alcuni esperimenti sull'elettricità, Wilhelm Conrad Röntgen scopre i raggi X. Per questo oggi è la giornata mondiale della radiologia e degli accertamenti diagnostici per immagini. Ne parleremo tra poco, ne parleremo a lungo anche alle 14:30 con l'intervista a uno dei dottori forse più preparati sull'argomento, e cioè il professor Paolo Busilacchi. Nel 1926 viene arrestato l'8 novembre Antonio Gramsci. Durante la prigionia scriverà i suoi quaderni dal carcere, verrà rilasciato soltanto in fin di vita nel 1935. Nel 1939 a Monaco di Baviera Adolf Hitler sfugge di poco ad un tentativo di attentato, mentre celebra il 16° anniversario del Putsch di Monaco. Nel 1960 è l'8 novembre quando John Fitzgerald Kennedy viene eletto, sconfiggendo Richard Nixon, diventando così a 43 anni il più giovane presidente degli Stati Uniti, facendo riferimento a Biden, insomma a quasi la metà degli anni di Biden. Nel 1977 l'archeologo greco Manolis Andronikos, durante gli scavi archeologici, scopre la tomba di Filippo II di Macedonia. Nel 1988, invece, a proposito delle presidenziali, il giorno delle elezioni di George Bush, e anche nel 2016, sempre l'8 novembre, beh, questo è il periodo, è il giorno delle elezioni di Donald Trump che vince contro Hillary Clinton. Bene, siamo allora all'argomento del giorno che vi anticipo, vi dicevo prima dell'approfondimento che faremo con Paolo Busilacchi, ma adesso vi voglio far sentire un po' la storia di quella scoperta da una dottoressa. È da questa data che voglio partire per raccontarvi una storia. C'era una volta, perché tutte le storie giuste hanno questo incipit. C'era una volta dunque un fisico tedesco di nome Wilhelm Conrad Röntgen che
che si trovava la sera dell'8 novembre 1895 nella sua casa laboratorio in Baviera e stava giocando, passatemi il termine, con un rudimentale tubo catodico come questo, con delle radiazioni. Ad un certo punto, senza sapere che ciò che avrebbe scoperto avrebbe rivoluzionato la sua vita e la storia di tutta la medicina, vide una luce fluorescente e ci mise la mano come per toccarla e chiamò addirittura Berta, la moglie che era lì con lui. Da quella luce nacque la radiologia, da quella luce che lui ancora non sapeva caratterizzare, infatti la chiamò radiazione X perché era una cosa incognita per i suoi studi, non la conosceva, e ebbe avvio la creazione di tutte le immagini radiologiche senza le quali oggi la medicina sarebbe monca. La prima radiografia della storia fu proprio la mano di Berta, la moglie di Rente. Ecco perché dopo 126 anni mi piace raccontarvi questa storia e con questo augurare buon compleanno ai medici radiologi. Ecco, avete sentito, poi torneremo sull'argomento alle 14:30 con un approfondimento in sede locale. E adesso è il momento della poesia, è una poesia che affido all'arte, alla voce di un grande poeta, uno dei tre grandi poeti viventi italiani, ed è marchigiano Umberto Pierzanti, e vi voglio proporre. In un periodo in cui Pierzanti ha avuto importanti riconoscimenti in Italia, questo suo Campi d'ostinato amore dedicato al figlio. Campi d'ostinato amore, i cori che vanno eterni tra la terra e il cielo. Ma tu li ascolti, Jacopo, quei cori? Ho visto il falco in volo con la serpe trafitta nella gola dai curvi artigli, l'estremo pigolio dell'uccelletto che la biscia verdastra afferra e ingoia. Tra i rami non s'aggirano le ninfe. Un giorno le incontrai in remoti boschi, l'assurdo poco oscura. Nevi e foglie non scolora i bei crochi nei greppi folti, ma il tuo male, figlio delicato, quel pianto che non sai se riso, stridulo che la gola t'afferra più d'ogni artiglio, questa bella famiglia d'erbe e animali fa cupa e senza senso e dolorosa. Siamo scesi un giorno nei greppi folti, abbiamo colto amore tra gli spini. Ora tu stai rinchiuso nelle stanze e il mio ginocchio che si piega e cede a quei campi amati d'un amore ostinato sbarra l'entrata. Aspetto i favagelli del febbraio, tiepidi contro il gelo, sbucare fuori. Era il grande Umberto Pierzanti che conclude questa edizione dell'edicola del Trap, la numero 149. Approfondimenti, riflessioni e tante cose importanti le rimandiamo alle 14:30. È un appuntamento che vi consiglio di non mancare. Grazie per la cortese attenzione e a voi tutti. Buon pomeriggio.